Bene, sempre con MicroStudio Dev, andiamo a vedere il documentation e vediamo al solito le funzioni in Micro 3D. Allora, la funzione di Micro 3D l'abbiamo già vista in un video precedente, e ho visto come si poteva fare un cubo rotante. Vediamo adesso un esempietto molto molto banale che è M3D Test. Che come vedete, se faccio il run di questo programma, si vede praticamente la terra rotante. Ora, questa terra rotante è ottenuta sostanzialmente con questo programmino che vedete qua. Vedete che c'è un init, un update e un draw. Allora, il draw è sempre fermo, e cioè quello che disegna la scena è composta da scena più la camera. Abbiamo un update che fa ruotare attorno all'asse Y, che è quello verticale di un fattore 0,01 la sfera, e poi abbiamo l'init dove si svolge l'inizializzazione di tutto. Allora, l'inizializzazione di tutto avviene praticamente come abbiamo visto nel video precedente, creando una scena. Vediamo un po' se riusciamo a ampliarlo leggermente. Ok, quindi creiamo una scena nuova, vuota, creiamo una camera nuova. Creiamo una directional light e la poniamo in un punto che sarebbe praticamente meno 1 vicino a noi, cioè un po' più vicino rispetto all'origine. Praticamente a. Cioè, no, aspetta, questa è la luce, quindi che punta praticamente da destra in pratica verso. Vedete che illumina praticamente la Terra da destra. E la mettiamo in un colorino, insomma, abbastanza chiaro. E poi viene creata questa famosa sfera che è la Terra. La sfera inizialmente viene messa con rotazione ZAP. Questo mi chiedevo perché lo facesse, ma lo fa per riuscire a mettere la sfera con praticamente la capovolge, perché altrimenti l'immagine, una volta applicata sopra della Terra, diventerebbe rovesciata. E quindi aggiunge questa sfera e nella scena gli mette un background abbastanza scuro, gli mette nella sfera come specular praticamente questa informazione, che vuol dire che dà dei riflessi GB, cioè praticamente un po' green e un pochino di più blu, che servono poi i riflessi che ci si aspetta di questa cosa, e si mette praticamente una texture, quella della Terra, che adesso vediamo. Dopodiché mette la camera in posizione Z-2, quindi molto vicino a noi, c'è un po' prima davanti, in modo tale da vedere la Terra, e poi crea le stelle. Le stelle sono praticamente tutti i punti sullo sfondo, e quindi crea 100 stelle, da i uguale 1 a 100, crea n sfere, e la Z la mette Z300, quindi abbastanza profondamente. E la X lo mette randomicamente un po' a sinistra e un po' a destra, e l'altezza un po' a sinistra, un po' a altezza e un po' a destra. E quindi questo è praticamente il tutto quello che ci permette di fare la terra rotante. Qui, quindi, oltre al codice, l'unica altra cosa interessante è lo sprites. E lo sprites, vedete che c'è un'icona che è questa, che è la terra. C'è l'icona e il poster che servono per visualizzarla poi nella cosa, ma la cosa più importante è questa: vedete che è un'immagine equirettangolare della Terra che viene poi piazzata sulla sfera. Quindi, praticamente mettendo queste informazioni in questo modo, quando poi facciamo il run, vediamo che effettivamente abbiamo la sfera e soprattutto vediamo anche queste cose che magari prima sono scappate, che sono le stelle. Ora, qui una cosa che si può fare è quella di prendere praticamente questa che è la terra, e magari anche provare a modificare alcuni dati di questa terra che gira. Comunque, lo vediamo magari. Ah, no, ecco questa qua. Quindi prendiamola. Questo qui vedete che è il nostro programmino che fa girare la Terra. Questa è la nostra effettivamente la Terra. Quindi, se noi possiamo anche lavorare in tempo reale, quindi prendere praticamente questo programma
prendere la terra per vedere un po' come si comporta e poi modificare in tempo reale i parametri. Questa è una delle caratteristiche più interessanti di MicroStudio, nel senso che se noi modifichiamo in questo momento, invece che 0.001 gli mettiamo per esempio 0.1, possiamo modificare, beh, qui non abbiamo la possibilità di modificarlo, bisognerebbe copiarlo praticamente questo articolo e poterlo. Aspettate un attimo, interrompo la registrazione per farci vedere. Ok, come promesso, vi faccio vedere che quando avete il progetto, oltre al run, avete anche il clone. Quindi, se voi fate un clone, vuol dire che ve lo clone da voi, si trova, si chiama M3D questo, e con lo stesso programma che abbiamo visto prima. E a questo punto possiamo fare anche run nuovo e ottenere la nostra terra che gira. E questa terra che gira, praticamente, come accennavo prima, se noi cambiamo il parametro della rotazione, possiamo mettere più 0,1 e vedete che abbiamo praticamente la terra che gira più velocemente. Se mettessimo 1, direi molto velocemente, 0,00. Punto 00, devo riuscire a mettere il punto, punto 001, vedete che gira molto molto lentamente. Analogamente, questa è quella che funziona sempre. Se invece vogliamo cambiare il numero di stelle, se vogliamo metterne 1000, facciamo 1000 e qui facciamo un, vedete che in realtà l'ha già fatto, sono 1000, però noi, il modo migliore sarebbe questo, di rifarlo ripartire da zero. Quindi facciamo così, vedete che sono 1000. Se qui invece ne mettiamo 100, vedete che in realtà l'ha preso. Se ne mettiamo 10, le stelle sono solo 10. E se ne mettiamo 1, le stelle c'è solo una che vedete, no? E possiamo anche vedere, cambiare un po' di altri parametri, no? Nel senso che possiamo, adesso mettiamole tantissime di stelle, quindi mettiamo 10.000, vedete che sono tutte messe lì. Si rallenta parecchio questa cosa, quindi facciamo così, quindi mettiamone solo 1000 perché facciamo il run di nuovo qua. Ok, vedete che ne abbiamo messo 1000, se ne abbiamo messo 10.000. Ok, probabilmente 10.000 sono troppe, però con 1000 in pratica funzionava. Quindi questo, tutto questo per dirvi che un piccolo esempio di uso di questa modalità di 3D, Micro 3D, e poi con la Terra fatta con questo esempio, Micro Studio 3D, si può fare in questo modo. Analogamente, se riuscissimo ad avere delle texture anche di altri pianeti, si possono fare anche tre pianeti. Adesso, eventualmente, in qualche video successivo lo vedremo. Questo è un po' tutto.